La politica deve uscire dai palazzi e stare sui territori per comprenderne le realtà. Solo così possiamo davvero lavorare a supporto e valorizzazione dei nostri distretti e delle filiere che sono eccellenze grazie alla capacità degli imprenditori e al know-how dei lavoratori. L'appuntamento dunque di ieri ha rappresentato una vetrina importante per la città di Biella e per il tessuto economico. Le audizioni avvenute nella commissione congiunta della Conferenza delle Regioni, unitamente alle visite nelle imprese, hanno consentito di avere piena contezza delle esigenze, delle criticità, ma anche di quanto tradizione, ricerca e innovazione possano essere al centro dell'azione politica. A dichiararlo l'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, al termine della seduta congiunta della 10ª e 11ª Commissione della Conferenza delle Regioni, che si sono riunite presso lo stabilimento Fratelli Cerruti di Biella, una prima volta in assoluto sul territorio biellese. Raccontare ai nostri giovani quante siano le opportunità di lavoro, di crescita sul nostro territorio, ma anche evidenziare quanto si debba essere orgogliosi delle nostre produzioni è tutt'altro che secondario. Il Made in Italy è uno dei marchi più conosciuti al mondo, è ambito, imitato, indiscutibilmente ritenuto sinonimo di grande qualità. Abbiamo bisogno, ancora sottolinea Chiorino, che i nostri giovani ne siano consapevoli e non lo diano per scontato. È questo lo spirito che muove le politiche di questi anni e tutta la macchina organizzativa che ci ha consentito questa giornata assolutamente unica.